Bentornati all'edizione aggiornata del notiziario del Corriere di Sciacca.it. Denuncia alla polizia da parte dei familiari di una donna di 45 anni morta all'ospedale di Agrigento dopo un intervento chirurgico. Pare fosse stata sottoposta a una prima operazione di appendicite che non ha migliorato le sue condizioni. A quanto pare i medici hanno ritenuto di eseguire un nuovo intervento chirurgico dopo il quale si è consumata la tragedia. I giudici della Corte d'Appello di Palermo hanno disposto la condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di Raimondo Burgio, 39 anni di Palma di Montechiaro, che ha ucciso Ignazio Scopelliti, di 45 anni, a colpi di pistola al culmine di una lite avvenuta in strada il 2 novembre del 2018. Burgio era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Agrigento a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Per il terzo anno consecutivo, un Venerdì Santo a Sciacca all'insegna del silenzio, senza le tradizionali processioni per le vie del centro storico, né quella del mattino, con Maria Addolorata che segue il Cristo con la croce sulle spalle, né la crocifissione al Calvario a mezzogiorno, né la deposizione la sera. Questa sera si farà una semplice via crucis cittadina, sobria, disciplinata, senza simulacri, per garantire un minimo di distanza interpersonale. E ad Agrigento invece i riti della Settimana Santa sono ripresi, seppure con regole per scongiurare il rischio contagio da coronavirus. I simulacri di Gesù e della Madonna Addolorata sono stati portati in processione dalle rispettive confraternite. Obbligo di mascherina per tutti i fedeli che hanno partecipato alla Via Crucis e modifiche nel tradizionale percorso, con la scelta di strade più larghe per evitare pericolosi assembramenti. La città di Sciacca continua a manifestare la propria solidarietà e il proprio sostegno al popolo ucraino. L'ASI, l'Associazione Sportive Sociali Italiane, ha organizzato un torneo di calcio giovanile di beneficenza domani mattina alle 9.30 presso lo Januario Sport Village della Sicilia Sport, alla Perriera, in collaborazione con il comune di Sciacca e l'Altra Lingua. Saranno raccolti generi alimentari da trasferire poi in Ucraina. Avviato al comprensivo Mariano Rossi, un percorso di incontri per le classi terze della scuola primaria e secondaria di primo grado, marciapiedi, segnali stradali, comportamenti di pedoni, ciclisti, futuri motociclisti, la figura e il ruolo dell'agente di polizia locale, grazie al commissario Teresa Vitanza e l'ispettore Domenico Pasciuta. Il corso si pone anche come principale obiettivo di far capire già alle bambine e ai bambini, a studenti e studentesse, che le istituzioni e le forze di polizia sono un punto di riferimento. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.